Ben ritrovati ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni. Questa sera ospite in studio con noi è Lorraine Berton, che è la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, che saluto e ringrazio per essere qui con noi, disponibile. Grazie, grazie a voi. Ben trovata presidente, tanti argomenti da parlare, da discutere, perché ovviamente questa pandemia ci ha stravolto e ovviamente numerose sono le ripercussioni economiche di questa pandemia. Veniamo proprio ad un punto della situazione, da quello che è il suo osservatorio privilegiato, di cosa ha significato il Covid-19 anche per il nostro territorio bellunese. Ma sicuramente un momento molto difficile che non abbiamo assolutamente superato. Sono stati 3 mesi dove sicuramente le aziende hanno dovuto cambiare completamente il modo di lavorare per chi ha potuto continuare a lavorare. Sono fiera però delle nostre aziende perché è stata fatta una sanificazione molto importante per chi ha potuto continuare a lavorare e gli altri si sono aggiunti dopo. Certo, è un momento difficile, non c'è lavoro, o per quantomeno c'è poco lavoro, qualche nicchia più fortunata, sì, ma trasversalmente in tutti i settori ci sono delle grandi difficoltà. Abbiamo visto anche proprio di recente i nuovi dati della Camera di Commercio che ha reso noto un pochino l'andamento anche per il settore dell'occhialeria che nel primo trimestre ha perso una percentuale considerevole. Com'è secondo voi appunto la situazione in particolar modo per l'occhialeria che sappiamo è la stragrande parte, no, dell'export bellunese? Certo, i dati parlano da soli, d'altronde sappiamo che l'occhialeria vive di export e per cui siamo particolarmente colpiti. La situazione è difficile, ordini non ne arrivano o ne arrivano molto lentamente, anche perché gli Stati Uniti sono comunque dietro a noi rispetto alla pandemia, per cui riprenderanno più in là, non si sa nemmeno come, perché pare che ci siano ulteriori difficoltà e poi c'è una tensione sociale negli Stati Uniti che di certo non aiuterà la ripresa. Ecco, ovviamente oltre all'occhialeria abbiamo però anche tutto il settore, diciamo, dei macchinari, per esempio, oppure comunque, diciamo, il metalmeccanico, anche quella I è settori sono complicata. tutti in difficoltà, non c'è nessuno che non lo sia. Poi ci sono delle nicchie che sono state più fortunate, che sono quelle alimentari, però mi dicono che rispetto al periodo in cui c'è stata grande vendita di prodotti alimentari, adesso c'è un rallentamento, per cui chi prima, chi dopo, stiamo soffrendo tutti. Il turismo non riesce a ripartire, siamo in grande difficoltà, lo dobbiamo ammettere anche perché dobbiamo trovare le ricette per risolvere i problemi e non sono facili. E anche su questo ci deve essere comunque un lavoro di squadra, ci deve essere una sinergia sul territorio. Ci deve essere un lavoro di squadra sul territorio, purtroppo il territorio non basta perché i decreti non li facciamo noi, per cui dalla mattina alla sera spesso si cambiano proprio le carte in tavola e gli imprenditori, ma non solo, anche la gente si trova veramente spiazzata. Ecco, diciamo fra i vari temi, Presidente, ovviamente uno scottante è quello delle infrastrutture, un argomento su cui lei più volte è ritornata, su cui lei insiste molto, anche in vista di quelli che saranno i grandi appuntamenti, i grandi eventi che vedranno protagonista, diciamo, la provincia. Sappiamo che dal Ministero comunque arriveranno fondi importanti per il territorio. Questo come potrà in qualche modo anche contribuire a rilanciare l'economia bellunese, il lavoro? Beh, sicuramente queste sono notizie importanti, questi soldi ci sono, arriveranno, questo è certo. Sono alcune delle opere di cui ha bisogno il territorio. Le Olimpiadi sono sicuramente importantissime, però dobbiamo ricordarci che le Olimpiadi non sono tutto. Noi qui abbiamo imprese che devono poter rimanere su questo territorio, per cui noi siamo come imprenditori, vogliamo continuare a lanciare la necessità, proprio il messaggio di dire che abbiamo bisogno dell'autostrada, del famoso sbocco a nord. Ovviamente un tema su cui c'è da lavorare molto. Sappiamo anche, parlando di grandi eventi, Presidente, che lei è stata riconfermata alla guida proprio anche del tavolo nazionale dedicato allo sport e ai grandi eventi. Ecco, diciamo, quali saranno i primi step di questa sua nuova attività, di questa riconferma del percorso? Beh, innanzitutto questo è un tavolo molto importante a livello nazionale, non solo per la provincia di Belluno. Certo, il fatto che sia un
presidente di Belluno a rappresentare questo tavolo ci dà un merito, che è quello di dire che quando ci muoviamo lo sappiamo fare e lo facciamo bene. Ci sono tanti progetti, con luglio spero di poter ripartire con il mio tavolo tecnico, confrontarci con tutte le persone che saranno, tutti i tecnici che saranno a questo tavolo, per poter partire con dei progetti precisi. Ripeto, non è un tavolo che riguarda solo Belluno, è un tavolo nazionale. Per cui ringrazio anche il presidente Carlo Bonomi, che ha voluto riconfermarmi a questa presidenza. Proprio parlando, ecco, del neo presidente Bonomi, ricordiamo, Loraina, che c'è stato un cambiamento al vertice, no, all'interno del mondo di Confindustria, e la figura di Bonomi era una figura vicina comunque anche alla realtà di Belluno, proprio perché in occasione dell'anno scorso del Mido, insomma, era stata presentata un'importante sinergia anche per la montagna, no, per gli risvolti del territorio bellunese. Assolutamente, il presidente Bonomi è l'uomo giusto al momento giusto. È un uomo forte, un uomo che ha anche coraggio, anche perché i momenti questo ci chiedono. Con Confindustria Belluno e Asso Lombarda hanno legami forti già da un paio d'anni, e sicuramente questo ci aiuta e ci aiuterà per avere anche per Belluno una strada prioritaria anche all'interno del sistema confindustriale. Il presidente Bonomi è venuto alla nostra assemblea qui a Belluno, è molto interessato ai temi del territorio, della montagna, per cui sì, siamo veramente contenti di avere questo nuovo presidente, che d'altronde abbiamo visto che sta facendo la differenza. Anche perché la montagna, presidente, va vista come una risorsa, c'è proprio un cambiamento di mentalità, di ideologia, del modo di concepire la montagna, su cui anche Confindustria insiste molto. Ma devo dire di sì, soprattutto vedo che i giovani si stanno appassionando di montagna, non fuggono più così tanto, il weekend, ai giovani piace andare in montagna, dobbiamo approfittarne per riportarli qui nel nostro territorio, ma anche perché la montagna sicuramente è altrettanto bella, questo è un paese stupendo e dobbiamo riuscire a spenderlo tutto nel migliore dei modi. E sempre sul tema delle infrastrutture, presidente, ovviamente l'attenzione si rivolge adesso anche a quelle che possono essere le situazioni comunque di criminalità, no? Le situazioni, diciamo, pericolose che possono avverarsi. Voi come Confindustria, in sinergia con la prefettura, vi state muovendo in questo senso? In che modo? Noi ci stiamo muovendo, siamo molto preoccupati, perché sappiamo che sul territorio qualcuno ha già tentato delle operazioni che non sono per nulla trasparenti. Come Confindustria contattiamo tutti i nostri associati e li invitiamo a segnalare qualsiasi movimento, anche di persone strane che si presentano così con la famosa camicia bianca, no? Ad offrire soluzioni facili. Soluzioni facili non ce ne sono, per cui invitiamo tutti, anche la cittadinanza stessa, a segnalare alla prefettura, che sta lavorando benissimo, e i nostri imprenditori a segnalarci immediatamente se notano qualcosa che li turba, perché ci si accorge subito quando sono persone non per bene quelle che vengono nelle nostre aziende. Lei parlava prima, poc'anzi, di montagna, un territorio che diventa attrattivo anche grazie alle istituzioni che ci sono dal punto di vista della ricerca, dell'innovazione. Su questo Confindustria Belluno ha fatto tanto, per esempio con la LUIS. Noi abbiamo fatto molto con la LUIS e siamo anche molto entusiasti, perché durante il periodo del Covid abbiamo comunque iniziato i corsi online, adesso li riprenderemo fisicamente. Devo dire che le aziende sono molto interessate e questo ci fa piacere, perché è solamente con la formazione e dando formazione che noi possiamo pensare di sviluppare questo territorio per il futuro. Ci siamo impegnati anche sull'ITS meccatronica, per cui il futuro a Belluno sarà difficile, ma sicuramente sarà pensato perché i giovani possano rimanere, soprattutto i giovani, con le nostre aziende. Infatti da ottobre, no, ci sarà l'avvio, certo, dei nuovi, sì, corsi per l'ITS meccatronico. E tra l'altro c'è stata una cordata molto significativa di imprenditori che ha sostenuto, proprio che ha appoggiato fin da subito l'idea della LUIS.
Assolutamente, tantissimi. Abbiamo proprio messo soldi perché non basta solo parlare. Per cui sì, io penso che come tutti i progetti, bisogna seguirli. È un progetto ambizioso, dobbiamo crederci, non basta Confindustria, dobbiamo tutti lavorare in squadra, ma questo non vale per la formazione, vale proprio per il futuro di questo territorio. Io invito tutti, i giovani, le famiglie, le istituzioni, le categorie. Dobbiamo tutti lavorare con lo stesso obiettivo. E per quanto invece riguarda la formazione, l'imprenditoria femminile, anche questo è un tema particolare, vediamo anche dal governo comunque attenzione, no, verso questi temi. Ecco, qual è la sua posizione in proposito? Ma io purtroppo vedo tante donne lavorare, ma le vedo ancora lavorare dietro le tende, diciamo così. Le donne possono dare di più e possono fare di più. Di certo, mi dispiace dirlo, non vedo grandi progetti per aiutare le donne ad uscire. Vedo, anzi, dico di più, vedo proprio incentivi per far rimanere le donne a casa a fare le madri. Questo non mi piace assolutamente. Ci deve essere comunque una spinta ulteriore e le donne devono fare la loro parte. Le donne devono fare la loro parte, però devono avere gli strumenti, perché quando poi alla fine la donna, di fronte al sentimento per i figli, è chiaro che una donna si ricatta facilmente. Allora, quando tu le offri una parte dello stipendio per stare a casa piuttosto che per lavorare, bisogna porsi il problema. Quello di cui abbiamo bisogno noi sono scuole, sono asili nido, sono i padri che devono aiutare le madri ad uscire, ad andare avanti. È molto complesso. L'Italia è ancora molto indietro rispetto al mondo femminile, rispetto a quello che il mondo femminile può dare. Senta, Presidente, diciamo, in questa fase 3 in cui sono state liberalizzate comunque la maggior parte delle attività, insomma, anche dal punto di vista degli intrattenimenti, sappiamo riprenderanno gli eventi, la possibilità di frequentare cinema, insomma, c'è così una situazione più liberalizzata. Che cosa secondo lei adesso serve per gli imprenditori? Quali sono le esigenze, diciamo, che comunque gli imprenditori si trovano ancora a dover affrontare? Salienti. Ma allora c'è ancora molta incertezza perché si parla di una seconda ondata di epidemia e questo sicuramente non aiuta, per cui siamo tutti molto in allerta. A mio avviso ci devono essere delle regole precise che devono essere rispettate fin tanto che non arriva questo famoso o benedetto vaccino. Dopodiché forse finalmente potremo veramente guardare avanti con un po' più di serenità. Per adesso dobbiamo tutti attenerci a delle regole comunque che sono ancora restrittive, bisogna comunque pensare che la salute è prima di tutto, per cui assolutamente aziende aperte, attività aperte, locali aperti, cinema aperti, ma con grande cautela. E fra i vari temi che comunque diciamo sono stati toccati dall'epidemia e che la pandemia in qualche modo ha diciamo intaccato, compromesso vi è anche tutto il comparto delle fiere, tutto il comparto dei congressi. Fra le attività importanti per la vita diciamo imprenditoriale bellunese, quindi tutto il mondo dell'occhieria, vi è anche il Mido. Sappiamo che anche quella è un'importante manifestazione che è stata rinviata, Beh, no, è saltata annullata proprio, e poi. annullata. La prossima edizione è prevista per febbraio, sicuramente non sarà un'edizione normale perché febbraio è alle porte, per cui sicuramente sarà un'edizione diversa, un'edizione di passaggio. Speriamo poi di poter riprendere subito dopo con le fiere, quelle vere, quelle dove tutto il mondo, perché bisogna tenere presente che a Milano viene tutto il mondo. Febbraio forse è ancora una data non così felice visto quello che sta accadendo. E per l'economia bellunese, per l'occhieria bellunese, il Mido che cosa rappresenta dunque? Essenziale come momento? Allora, il Mido è importante, essenziale, direi di no. È molto importante però e assolutamente abbiamo bisogno di questa fiera.
dobbiamo trovare il modo, il metodo per farla bene, e nel febbraio del 2021 non sarà facile, per cui sarà una fiera di mezzo, un passaggio, ancora non lo sappiamo, ancora non lo sappiamo. Se si pensa che hanno spostato gli Oscar da febbraio a fine aprile del 2021, questo ci deve far riflettere, vuol dire che la gente ancora non viaggerà. Assolutamente sì, gli imprenditori comunque non mancano lo stesso di rimboccarsi le maniche, di guardare, c'è fiducia comunque verso il futuro. Ma l'imprenditore se non ha fiducia non esiste di per sé, per cui assolutamente sì, guardiamo avanti, saranno momenti durissimi, questo sarà un autunno difficile, però come sempre l'Italia ce l'ha fatta e ce la faremo anche questa volta, assolutamente sì. Allora noi ci lasciamo con questa nota di ottimismo, io la ringrazio Presidente, le auguro buon lavoro per tutte le sue Grazie. Attività. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.